qui con noi, collegato da Milano, Associazione Luca Coscioni. Salve, buongiorno Cappato. Buongiorno a voi. Allora, Marco Cappato, come avete capito, ha accompagnato in Svizzera DJ Fabbo, l'ha aiutato in questa difficilissima ultima avventura della sua vita. Adesso, credo intorno alle 2:30, se ho capito bene, Cappato mi confermerà, andrà ad autodenunciarsi perché in Italia rischia fino a 12 anni di carcere. Ho capito bene, Cappato? C'è un reato che si chiama istigazione all'aiuto al suicidio, che prevede una pena da 5 a 12 anni di carcere. Naturalmente in questo caso l'istigazione non c'entra nulla, anzi credo che abbiamo dato, contribuito a dare qualche ragione in più per resistere magari qualche settimana in più. L'aiuto invece sì, l'ho dato perché su sua richiesta sono stato io a guidare la macchina, 5 ore di un viaggio che in un paese civile non dovrebbe essere necessario, a mio parere, cioè per andare in esilio ad ottenere la possibilità di interrompere senza soffrire una vita che è diventata una tortura, perché questo era per lui, no? Ma non perché qualcuno lo decide qualcun altro, perché io ritenga che quella vita non fosse degna di essere vissuta, riguarda appunto la scelta personale di libertà e responsabilità individuale di ciascuno. Non voleva essere Fabbo né un modello né un esempio e non è una bandiera, perché ci sono persone che in condizioni magari molto diverse farebbero scelte diverse, io questo non lo voglio discutere. Il problema è proprio che la legge italiana non fa distinzioni tra un reato che si applica giustamente alla persona che magari per approfittare di un'eredità o per liberarsi di un anziano o di un disabile istiga al suicidio. Lui istiga al suicidio, ma questo è giusto che sia un reato, ma cosa c'entra questo? Invece, se ho capito bene, lei ha aiutato DJ Fabbo a morire, l'ha fatto consapevolmente e lo rivendica, giusto? Lo rivendico anche perché la richiesta che mi è arrivata da Fabbo è stata proprio perché ci fosse qualcuno che non facesse ricadere quella responsabilità sulle persone che lo amano. Capato, ma mi spiega un attimo come è nata questa cosa, lei come l'ha conosciuto, quando nasce questa richiesta di DJ Fabbo, come nasce anche il vostro rapporto, perché poi ci deve essere anche un rapporto umano forte per fare una cosa del genere, no? Io sono ormai alcuni anni che fornisco pubblicamente, assumendone la responsabilità, informazione e aiuto alle persone, quelle poche che lo possono fare, perché poi la gran parte non riesce materialmente a farlo, ad andare in Svizzera per ottenere l'assistenza medica alla morte volontaria. E quindi Fabbo si è messo in contatto con me proprio perché stava raccogliendo informazioni su come andare in Svizzera, e lì ho incontrato la sua vita, siamo anche usciti, lui ancora riusciva a uscire ogni tanto nel locale dove andava sempre la sera con i propri amici, naturalmente in una condizione di enorme difficoltà, però cercava di continuare ad avere anche una vita di relazioni. E spesso si dice, questo secondo me è molto importante, queste persone devono essere aiutate a vivere, devono essere assistite. Ecco, questo spesso è molto vero, cioè ci sono persone che chiedono di morire, ma che se avessero una buona terapia del dolore, una buona assistenza, sarebbero poi in grado di cambiare la propria decisione. Attenzione, la mamma di Fabbo si era licenziata dal lavoro per poter stare con lui sempre, la fidanzata ogni momento accorreva a casa quando finiva il lavoro per stare con lui, ed era un rapporto non di pietismo, cioè di... era circondato dall'amore, le persone attorno a lui volevano che lui vivesse, e lui ha deciso in maniera consapevole e lucida che quella vita lì non la voleva più fare. E le regole servono proprio a questo, le regole servono al fatto che se lo Stato ascolta, allora lo Stato può capire se la persona che vuole farla finita è in realtà una persona che sta chiedendo un aiuto a vivere o se davvero sta chiedendo un aiuto a morire. L'eutanasia clandestina invece è l'eutanasia della violenza, della sopraffazione, della vergogna. Senta Cappato, ho due domande per lei. Una riguarda il tema della bandiera. Lei ha detto non voleva essere una bandiera, però
la mia sensazione è che abbia fatto due appelli iperpolitici, sia qualche giorno fa, sia prima di morire, quando dice lo Stato non c'era, quando dice i parlamentari dovrebbero vergognarsi, non mettere la faccia, cioè ha voluto che il suo caso servisse a legiferare, se capisco bene. Come associazione Luca Coscioni diciamo sempre dal corpo del malato al cuore della politica. Perché oggi non c'è, per esempio, una legge nemmeno sul testamento biologico, non lasciamo perdere sull'eutanasia? Perché le persone che sono colpite direttamente da drammi e tragedie come queste non sono persone, con tutto rispetto, organizzabili in manifestazioni che bloccano le stazioni, le strade, eccetera. Sono persone che non sono nelle condizioni di coordinarsi, di essere rappresentati, di organizzarsi. E anche nel dibattito politico, leggevo oggi i giornali, la politica non risponde. Però attenzione, la politica è anche questo, o la politica è soltanto gli schieramenti, le alleanze? Scusi Cappato, ma mi dica una cosa, perché un'altra cosa che stamattina riflettevo, no, in questo paese, per affrontare i grandi temi, specie quelli difficili e faticosi come questo, c'è sempre bisogno del caso. Adesso è morto un ragazzo di 40 anni, si è ucciso in Svizzera e noi ne parliamo. Ma lei crede che si possa fare una buona legge sull'onda di questa emotività? Cioè il momento giusto questo per affrontare e risolvere? Noi abbiamo scritto continuamente negli anni, dal caso Welby ad oggi, sono passati 10 anni, è cambiata molto la giurisprudenza, cioè almeno la rinuncia alle terapie è riconosciuto come un diritto costituzionale. Abbiamo sempre chiesto, facciamo dei grandi dibattiti, tribune politico-elettorali, in prima serata, le ragioni a favore e le ragioni contro. Non dobbiamo aspettare un caso per parlarne. Poi se la realtà è che ne parliamo soltanto quando c'è un caso, ecco, non credo che si possa attribuirne la responsabilità a chi sta aiutando queste persone. Credo che lei abbia ragione, è drammaticamente vero quello che dice. Voglio dire, non è che siccome DJ Fabo diceva questo, allora Fabo ha ragione, o Cappato ha ragione, dobbiamo fare sotto il ricatto del... No. Però sono passati 40 anni da quando Loris Fortuna, non a caso padre della legge sul divorzio, ha presentato la prima proposta in Parlamento. Noi abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa popolare 3 anni e mezzo fa. Il Parlamento sta discutendo da un anno di testamento biologico, c'era una data il 30 gennaio, è stata già rinviata 3 volte. Non volete parlarne durante il caso di Fabo? Parlatene quando volete, ma decidete. Allora, mi sembra un appello sacrosanto questo di Marco Cappato, e devo andare in pubblicità, torniamo subito anche con le news del TG naturalmente.